per il mercato delle università e del centro-sud, quindi anche l'università di Cassino. Voi tutti da ingegneria o anche altre? No, comunicazione. Comunicazione? Giurisprudenza. Economia. Diciamo, io vi parlo un po' di due filoni di opportunità che Microsoft offre per i laureati. Uno è legato all'inserimento in azienda e uno per autoimprenditorialità, quindi diciamo uno per proporsi in azienda. Avremo i vari modi di approccio per inviare il curriculum in Microsoft, dove diciamo ci sono delle posizioni a tempo pieno che prevedono ovviamente un colloquio, un inserimento in posizioni che sono immediatamente operative, no? Quindi diciamo dove vanno a ricoprire delle effettive posizioni nelle varie divisioni, che sono dal marketing al personale, alla parte commerciale cui io appartengo, e nella parte poi più strettamente tecnica, che è divisa in prevendita tecnica, consulenza e supporto. Questo replicato dalla SAP italiana alla parte Western Europe, a EMEA, che sarebbe l'area europea di Western Africa, e alla corporation. Quindi diciamo le identiche posizioni e figure poi scalano nelle varie campi e nei vari bacini. L'inserimento come diciamo, persona a tempo pieno ovviamente richiede dei colloqui che puntano anche ad avere esperienza in curriculum anche di tipo lavorativo, quindi chi magari in un'università ha lavorato sicuramente più avvantaggiato, proprio perché sono posizioni, come dicevo prima, immediatamente operative, quindi per essere inserito in un organico, in un team che deve condurre all'interno dell'azienda. Esiste invece un percorso, si chiama MAC, ed è Microsoft Academy for College Hires. Questo percorso prevede un tutoraggio, un inserimento all'interno di team, quindi in parte operativo ma in parte ancora di apprendimento, e si può fare application per questo tipo di posizioni a 6 mesi dalla laurea o entro 2 anni dalla laurea, quindi è la finestra temporale entro cui si può fare application per questo tipo di posizioni. Diciamo, andando sul sito microsoft.com/education sotto l'area studenti trovate opportunità di carriera, e quindi poi trovate queste finestre e diciamo, potete attraverso questi link, faccio vedere quello per su MAC, andate direttamente al link dove sottomettete la vostra application, che viene raccolta per quel che riguarda l'Italia in un bacino di application in Western Europe, quindi che raccoglie tutte le campi che stanno in Western Europe, dove vengono valutate, oltre le competenze, la parte diciamo più strettamente legata al curriculum universitario che si è intrapreso, anche diciamo, delle soft skill di team working, soprattutto leadership, team leadership, quindi diciamo altre capacità che adesso non so se qua nella nostra università vengono approcciate, ma alcune università si stanno muovendo proprio per inserire nell'ultimo anno questo tipo di corsi, anche di self-assessment, per verificare anche questo tipo di competenze. Poi le aziende cercano, diciamo, per Microsoft anche il punteggio che viene dato nella valutazione generale, la parte proprio di approccio personalità è forse anche più rilevante rispetto a quello delle competenze acquisite durante il percorso universitario. Quindi diciamo questo è sicuramente il percorso anche più bello all'interno di Microsoft, perché si parte
partecipa insieme a 60 country a una comunità di Mac che si riunisce abbastanza spesso, quindi si crea proprio questo spirito di comunità, si visitano le diverse sub nel mondo, quindi si organizzano dei meeting bimestrali, insomma, in varia cadenza in Europa piuttosto che in corporation, quindi si apre anche una visibilità dell'azienda a tutto tondo, dove probabilmente l'inserimento invece di un organico operativo probabilmente dà meno questa dimensione proprio dell'ingresso nella corporation, perché poi si è focalizzato sul lavoro, sul risultato, su quello che bisogna fare sui clienti. Quindi diciamo, questa è la parte proprio più di inserimento nell'ambito Microsoft, e ovviamente voi ormai siete laureati, poi ci sono anche proprio degli stage che vengono fatti durante il percorso universitario, ci sono anche dei percorsi nel momento in cui si è all'università, voi tutti siete tutti già laureati, siete ancora qui, quindi diciamo potete anche inviare un curriculum per essere inseriti come stagisti. Stiamo anche avviando un percorso più a monte, quindi di contatto con le università, per fare in modo che magari siano venute università, l'esperto dell'università a segnalare degli studenti. Quindi non so se fu qua delle domande su questo tipo di percorso. L'altra iniziativa Microsoft è BSpark. BSpark è un'iniziativa nata qualche anno fa ed è il supporto di Microsoft alle start-up. Quindi diciamo che vengono messe a disposizione delle risorse software gratuite per 3 anni, quindi non bisogna fare un investimento diciamo, per avviare una start-up in ambito informatico. E fra l'altro, ultimamente con il cloud bisogna anche fare un investimento hardware, perché Microsoft mette a disposizione anche una sottoscrizione Azure, che è il cloud infrastrutturale applicativo di Microsoft, e con tutti quanti poi i servizi Office 365, che sono i servizi di posta elettronica, collaborazione, comunicazione. Quindi diciamo che praticamente nel momento in cui si avvia una startup si ha già tutto quello che serve per la gestire dal punto di vista informatico. E tutto questo è valido appunto per 3 anni o finché non si raggiunge $1 milioni di fatturato, quindi arriva nel momento in cui si verifica uno di questi due eventi, che è già $1 milioni di fatturato per una startup non è poco. E questo è il programma generale, tra cui appunto andando sul sito dedicato si candida alla startup che non deve esistere da più di 5 anni, quindi anche se è stata già costituita non deve essere per forza di recente costituzione, però può anche essere già presente sul mercato e non ci sono limiti d'età, non ci possono essere anche dei soci che non sono laureati, però ecco, sicuramente è un'ottima occasione per i laureati. E di fatto poi c'è anche un supporto al business case, quindi a fare un business plan per creare quella startup, per avere anche dei finanziamenti per supportare anche insomma, tutta quanta l'iniziativa. Nel momento in cui poi si entra nel circuito delle startup di BSpark c'è anche un tutoraggio per internazionalizzare la startup, quindi alcune startup selezionate poi vengono anche proposte sul mercato estero, in particolare negli Stati Uniti, quindi ci sono stati dei casi di startup nate in Italia che poi sono state viste, selezionate anche negli Stati Uniti, appunto modo di espandere anche il loro mercato, e Microsoft le ha supportate sulla parte di comunicazione, marketing, per la ricerca del mercato di riferimento, quindi diciamo proprio un livello proprio un tutoraggio finché è di fatto l'azienda non sta arrivando di essere completamente autonoma. E fra l'altro grazie alla rete di partner Microsoft queste startup vengono anche inserite in un circuito
partner che possono a loro volta supportare la startup, quindi diciamo si possono anche creare delle sinergie con dei partner Microsoft che magari possono coprire un'esigenza che la startup ha e quindi avere anche un supporto da quel punto di vista. Quindi diciamo, brevemente questi sono i due filoni Microsoft per avviare comunque una carriera o per una professione autonoma. E diciamo che insomma, in qualunque campo poi si operi, che sia tecnologico o meno, diciamo che gli SPAC finanzia le start-up che hanno comunque un'anima tecnologica, quindi che non devono essere informatiche, che però fondano sulla tecnologia il loro punto di riferimento, il loro modo di muoversi sul mercato, quindi può anche essere una startup di qualunque tipo, però l'importante è che la tecnologia sia una parte rilevante, quindi che abbia comunque non so, delle app per comunicare con i clienti, una parte diciamo rilevante di mercato elettronico, comunque qualcosa che sfrutti appieno la tecnologia. Non so se insomma. Deve comunque già esistere la startup, sì. Non è che può crescere all'interno del SPAC. No, deve già esistere, esatto, deve già esistere. Sì. Diciamo che appunto per chi è ancora in università avete a disposizione voi il Dreamspark, il Dreamspark Premium, non so chi di voi conosce questo programma, e una sottoscrizione già attiva presso la vostra università è utilizzata, che vi mette a disposizione il software Microsoft di sviluppo, i sistemi operativi, i database, per poter iniziare a magari prima appunto della creazione della startup, ma già se si ha un'idea all'interno dell'università, sperimentare e capire se l'idea prende forma per poi magari andarla a proporre sul mercato costituendo un'azienda. E avete a disposizione per ogni studente anche una sottoscrizione Azure per lo sviluppo di app, quindi avete anche la possibilità di avere un repository per quello che riguarda lo sviluppo delle app. Quindi diciamo, già all'interno del gruppo universitario si può cercare di e sviluppare qualche cosa che poi può dare può far nascere una startup e nel momento in cui è già costituita poi essere supportata da SPAC. Quindi questo è poi il modello di transizione verso quello che ovviamente è una professione proprio, quindi non legata a un percorso all'interno di un'azienda. Non so se avete altri video.